Ciao ragazzi, benvenuti. La presentazione delle tavole Ride 2019-2020. Siamo arrivati all'agenda, modello storico, c'è da vari anni, ha subito naturalmente degli upgrade che la rendono ancora più gustosa, ancora più figa da avere come tavola se siete, diciamo, all'inizio della vostra avventura in snowboard, oppure se volete una tavola molto facile e molto divertente. È stata potenziata con un piccolo camber in mezzo ai piedi per ottenere più precisione e più stabilità. Non spaventatevi, il camber non vi mangia, perché la tavola comunque ha ottenuto dei miglioramenti anche nei materiali che la rendono torsionalmente più facile, e quindi avete il vantaggio di una tavola più stabile senza perdere facilità di manovra. Il rocker in punta e coda aiuta sicuramente la progressività e la fluidità tra una curva e l'altra, e aiuta nelle correzioni se sbagliate magari qualche piccolo trick che volete imparare. La costruzione comunque è di livello, con impact plates posizionate sotto gli attacchi che evitano ad assorbire le vibrazioni, una sciancatura quadratica che rende appunto il passaggio da una curva all'altra estremamente progressivo, una soletta molto robusta, facile da fare manutenzione. Perfetta quindi per chi si sta magari avvicinando allo snowboard, vuole una tavola facile; per chi si sta avvicinando al mondo freestyle e non vuole spendere un'esagerazione, una bella tavolina che dovete tenere assolutamente in considerazione. Se vi restano domande, fatecele pure sui social o qua sotto. Il resto delle tavole Ride sono in questa playlist, o sul nostro sito trovate anche delle descrizioni scritte decisamente più approfondite dal punto di vista tecnico. Boom, ciao!